Questo programma è offerto da... From way back way, you know that I don't play. Streets not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT. Dal Sud America fino giù in Senegal, profumo d'Africa nella Nuova Guinea. La sentirai in Albania, che assomiglia a casa mia. Riparte dal Belgio, arriva in Croazia, Slovacchia, Polonia e Romania. Vieni a Napoli e non andrai più via. Tutto il mondo è casa mia. Sarò con te in questa giornata di sole, in questo mare chiaro e col calore delle persone. Chi per amore resta ancora, che triste cambia nazione, mentre qui in ogni rione nasce e cresce un campione. Come lo stadio, il coro che esce dalla tua radio, per le strade si respira la magia. Napoli ovunque io sia, tutto il mondo è casa mia. Amici sportivi, buonasera e ben ritrovati con Ultra Zoom, puntata numero 7, quella di questa sera, puntata a ridosso di quello che poi è stato il match di Parigi tra PSG Napoli, e una notte magica strozzata in quei minuti di recupero, una vittoria che sicuramente poteva scatenare la fantasia e soprattutto la gioia dei tanti partenopei partiti qui dalla nostra terra madre, ma non solo, rafforzato con tanti tifosi da ogni parte d'Europa per assistere a questo match che alla vigilia, secondo i tanti, sembrava un match chiuso, praticamente senza alcun, ecco come piace a un nostro ospite che dopo presenterò, senza alcun sì e senza alcun ma. E invece capita poi che un grande Napoli mette non solo in difficoltà ed in imbarazzo e tattico e in alcune circostanze anche fisico il proprio avversario, ma nello stesso tempo riesce a giocare una grande partita, ripeto, soltanto bloccata, strozzata e in pieno recupero da un gol, soprattutto da un gol estratto dal cilindro, appunto, di Maria. Di questo e tanto altro, questa sera in una location molto bella, un pub molto filo partenopeo, se non del tutto griffato partenopeo, principalmente perché quest'oggi, questo 26 ottobre 2018, è il primo anno di attività del Bobos Pub, dunque il compleanno di questa, appunto, di questa location che ci sta ospitando. Si evince anche già dalle immagini dei nostri ospiti, un parterre importante, un parterre che gioca, che potrebbe variare come modulo di gioco, potrebbe giocare con il 4-3-3, nello stesso tempo 4-3-2-1, non faccio come un collega che un giorno, dettando la formazione, si ritrovò con 12 calciatori e l'imbarazzo poi era a chi togliere, perché poi lui aveva fatto un suo schema tutto particolare, però perché poi nel calcio si gioca ad 11 ancora, poi non sappiamo, qui c'è un noto riferimento giuridico, può darsi che qualcosa potrebbe cambiare anche in questo senso. Ringrazio dalla regia Gerardo Tucci e Pasquale Turco, qui Mohamed Bomber, qui presente, ripeto, al Bombos Pub qui in San Giorgio a Cremano. Dall'altro lato c'è soprattutto un'altra figura importante dell'etere campana, perché è riuscito con una sua idea straordinariamente bella a stravolgere quelle che poi sono quasi canoni scontati, potremmo dire, lo vado anche a citare perché al contrario degli altri io non solo riesco ad ammettere, ma soprattutto, più che ammettere, ad essere coerente con quello che vedo, è riuscito a mettere in essere un'idea molto molto bella. Parlo di informe, parlo di Maria Benante, che dall'altro lato lo saluto con grande stima e rispetto perché ha avuto il coraggio e le palle di creare qualcosa che altri probabilmente non ci hanno nemmeno pensato. Ma vado a presentare il parterre, a partire dalla mia destra, ecco qua, questa è la copertina, questo è lui, ma soprattutto una pubblicazione cartacea molto bella, Brunapoli, piccoli affreschi sull'arte di essere napoletani, soprattutto giornalista e scrittore, senza se e senza ma. Buonasera e grazie per aver accettato l'invito a Bruno Marra. Buonasera Bruno. Buonasera, grazie a te per le belle parole, per questa location fantastica, un ambiente bellissimo, familiare, che come dici tu si sprigiona appartenenza, no? Che è la parola chiave, esatto. Quindi benissimo e ben trovati. Grazie ancora Bruno.
reduce da una performance in quel di Sky, ma non solo, anche dal punto di vista, qualcuno potrebbe dire cinematografico. Lui ha un fascino, soprattutto un suo modo di commentare quello che il calcio c'è da qualche tempo, che uno che commenta a freddo e cerca di regalare emozioni, già per esempio è uno che riesce ad entrare e a colpire nella testa altrui. Poi quando si parla di calcio è colui che ha inventato Gesù, non Gesù in sé per sé, Gesù Cavani qualche tempo fa, lo ricordo come se fosse ora, e soprattutto anche lui punta di riferimento, di informo, ma soprattutto amico, persona stimata e voluta bene. Buonasera e grazie e complimenti per quello che stai facendo in questo periodo, ma anche dopo la performance di sera su Sky, a Peppe Libertino. Buonasera Peppe. Nello, ciao, buonasera a te, tutti gli amici da casa, sempre un piacere star con te, lo sai che la nostra amicizia ormai ventennale direi, ci lega, e sono felicissimo oggi di vivere il tuo 18° anno, che è un traguardo. Tu supererai tutti, da Costanzo a Buongiorno, tutti questi grandi della TV. A proposito di Costanzo, sarei curioso, perché l'altra sera vidi il Costanzo Show, sì, ed c'erano tanti ospiti. Ad un certo punto ci fu un battibecco tra D'Agostino e Corona, disse io sono sempre, a prescindere, senza, con Corona. Sarei curioso di vedere e ascoltare lui dopo quello che si è verificato ieri sera a livello nazionale, che cosa pensa. È stato un bello scontro, sì, ieri. Oh, devo dire però, lo dico tranquillamente, che la Blasi ha fatto... Classico e semplice, ti aspetto al varco prima o dopo. Ed è successo quello che parecchi immaginavano ma non pensavano, che poi, devo dire la verità, la Blasi ha avuto effettivamente grande polso. La frase è bella quando ha detto tu sei il calciottare, qui comando io, chiudete l'audio, buona vita e arrivederci. Io sono curioso però di vedere a questo punto la risposta social di Corona, che non lo so oggi, se... Oggi però ho visto un video da Roma. Erano amici del Pupone, il quale dicevano probabilmente lui non saprà parlare l'italiano, ma ha un cuore grande perché dona. Tu il cuore altrui lo estorci. E quindi è successo. Tant'è vero che qualcuno ha detto evita qualche serata a Roma. Sai, ha preso una brutta fretta. Però dico che Corona più che messaggi social lancia messaggi a social, per come è fatto. Bravo. Ieri sera è andato oltre. Andiamo avanti alla mia sinistra. Posso dirlo alla mia sinistra oppure qualcuno dice no, perché sinistra, destra? No, voglio dire, noi siamo aperti a tutte le forme di collaborazione. Non esiste più, dice bene il nostro grande avvocato, che poi presenta Roma, che già tanti hanno visto e riconosciuto. Direttore, talent scout, sardo, perché lui oramai vive praticamente in Sardegna, lo si vede anche dal baffetto, prima era curato diversamente, evidentemente la sua pina gli avrà detto se sta in Sardegna curalo in un certo modo, devo dire che è attinente al tema. Buonasera a Gennaro Ciotola, buonasera. Ciao Nello, buonasera a te. Come ti trovi in Sardegna? Bene, società seria, Cagliari, ambiziosa. Tu stai bene? Sì, sto bene. Ok, diciamo no, tu che... non fisicamente, in Sardegna stai bene? No, come società mi trovo alla grande, sì. E questo è importante. Anche se faccio, diciamo, avanti e indietro, il mio compito è più fare il sud Italia che stare sull'isola. Sì, però fai il bravo, perché altrimenti Pino non ti fa andare da nessuna parte, poi rimani col San Giorgio a Cremano, a Portici, vedi? Già è partita la manina, voglio dire. Vero, vero. Grazie a te. Grazie a te. Lo ringrazio pubblicamente per molteplici motivi. Stasera lo so, garantito, certo, quindi non potrò essere smentito. Impegni familiari importanti, di forte aggregazione si dice così, sì. Ma soprattutto sempre operato di impegni per la sua professione, stimato tantissimo. Ecco, qualcuno dice, e lo ha detto durante gli auguri al suo compleanno, sei il nostro idolo per tantissimi motivi, e veramente mi fa piacere averlo con noi stasera, perciò dicevo un parterre variegato. Buonasera all'uomo, al professionista, all'amico avvocato Emilio Coppola. Buonasera avvocato. Grazie, buonasera a Tenello, buonasera a tutti i telespettatori, e sono onorato dell'ennesimo tuo invito, che spero di essere all'altezza del parterre che stasera mi hai fatto trovare. Grazie all'avvocato Coppola. Partiamo proprio dall'avvocato Coppola, un giro panoramico per tutti. PSG Napoli è stata una partita che è andata oltre, a prescindere da quello che poi è stato l'epilogo, perché io di solito penso che in questi match ci vuole veramente poi quel KO definitivo, perché altrimenti è come quel pugile, facevo ieri l'esempio durante la trasmissione la fortunata trasmissione di Massimo Sparnelli, dove appunto padrone di casa è Bruno Marra, dicevo come quei pugili che stanno sul punto di crollare poi si rialzano e diventano poi pericolosi. Assolutamente Nello, diciamo che la verità è questa, poi diciamo gli altri ospiti sono sicuramente più qualificati dal punto di vista tecnico per poter sviscerare alcuni uomini leggermente superiori, e questo lo si vedeva soprattutto in alcune zone del campo.
però sono molto molto fiducioso per l'esito della stagione. Chiaramente la Via Bendata ci ha messo in un girone che, come sai, come sappiamo tutti, è un girone particolare, un girone dove veramente può succedere ancora di tutto, ma credo che il Napoli se la giocherà fino alla fine e sono fiducioso per il resto del campionato. Gennaro Ciotola, Vogao dice una cosa giusta, dice lui non vuole sviscerare quell'aspetto tecnico, la tecnica abbiamo visto tutti. A proposito, è stato convocato Allan, è stato convocato Allan dal Brasile. Sorprende il fatto che uno come Tita, che è molto attento, in una zona carente, non così ricca di alternative a centrocampo, con quella tipologia di giocatore, soltanto ora decide evidentemente l'aver annullato definitivamente in campo a Neymar. Sarà stato un motivo per giustificare la prestazione? Dice, signori, per annullare Neymar è da Brasile, basta. Nello meglio tardi che mai, si sono accorti forse con ritardo che il Napoli ha un calciatore straordinario con un rendimento da circa 3 anni che ha sbagliato forse 0 partite. Certo. Calciatore veramente straordinario, ha annullato Neymar la partita col Paris Saint Germain. E non solo, direi. E non solo. Cioè, che sembrava un uomo gomma contro tutti a un certo parliamo punto. Parliamo di questo affronto che c'è stato tra i due più volte nella gara. Tatticamente Napoli è stato perfetto. Se andiamo poi ad analizzare i gol che ha fatto il Paris Saint Germain, uno è stato una sfortuna. Ancora lì Mario Rui leggermente in ritardo, però comunque è stato un gol straordinario che solo un top può fare. Quindi merito alla squadra, merito soprattutto all'allenatore, perché prima ancora di andare a giocare a Parigi, un allenatore che sapevamo tutti che Napoli a Parigi era sulla carta inferiore, ma andare lì e dire se avevo paura oggi non tranne per il proprio tecnico che ha dichiarato in modo esatto, quasi esatto, da esatto. Visita da Neuro, i favoriti erano loro. Quindi a quel punto ho capito che qualcosa non va. Avere un allenatore del genere oggi fa bene all'ambiente, fa bene ai calciatori, che poter affrontare chiunque con il piglio giusto. Quindi l'allenatore ha trasmesso proprio questo alla squadra. È giusto. Peppe Libertino. Ma Anello, a distanza di 2 giorni c'è tanto rammarico. Senti, se tu dovessi, e poi sento la tua, se tu dovessi a modo tuo, la Peppe Libertino, racchiudere in pochi secondi quello che è stato il match, ma soprattutto l'epilogo, come definiresti il tutto? Ma l'epilogo intanto è stato in una cornice straordinaria, Anello. Io quel Parco dei Principi che presenta lo striscione mi ha molto emozionato. Perché il Napoli è bistrattato da tutta Italia e poi vai a Parigi, migliaia di chilometri di distanza, e c'è un benvenuto così, così bello. Mi ha riconciliato un po' col calcio. Quindi, diciamo che i nemici sono sempre. Cioè, è incredibile, è paradossale, però è così. E quindi intanto io mi aspetto una grande risposta dei napoletani, così sarà, al San Paolo il 6 novembre. La cornice è stata meravigliosa, lo spettacolo è stato meraviglioso, non è stato un grande PSG, ma è stato un super Napoli. Però dobbiamo fare soltanto gli applausi. Però c'è quel però che non le vince ancora, perché probabilmente in squadra. Vabbè, diciamo che il gol è stato veramente un colpo balistico straordinario. No, dico perché sai, oramai arriviamo subito al dunque. Il PSG sa che a Napoli non può perdere assolutamente. No, ma deve cambiare completamente strategia. Se viene così a Napoli, prende 2 palloni sicuramente, se non 3. Quindi io sono molto curioso di vedere Tuchel come affronterà questa partita, come cambierà anche mentalmente la squadra, Anello, perché io l'ho visti una squadra svogliata, una squadra non oleata, una squadra messa malissimo in campo. Troppo offensiva, ma quando giochi con Cavani, Neymar e Mbappé e poi c'hai 2 centrocampisti che non sono di rottura, mi chiedo, ma chi marca in questa squadra? Dietro mancava Thiago Silva, diceva un mio amico impegnato nel mondo dell'edilizia, ma capisci che ha da portare. Esattamente. chiude perfettamente. Quindi diciamo che il tutto è la calce. Sono d'accordo con te. Quindi come cambierà tu quel il tutto lo scopriremo il 6 novembre, perché se viene così prende una bella mazziata, e me lo auguro per noi e soprattutto per chi in questo momento, anche se lo dicevo ieri sera sempre, mi sembra quasi buono che stiamo preparando il letto a qualche altra squadra. Oggi leggevo dei commenti sui social, chissà quale squadra. La sponda appunto Sabaudia,
diceva: noi tifiamo Napoli perché sarebbe qualcosa di importante vedere fuori il PSG per il nostro percorso, vedendo questo Barcellona non al top, è un Real Madrid quasi in una fase particolare, quindi voglio dire, però nella vita mai dire mai. No, intanto è bellissima come assonanza, insomma, chi porta la calce nel calcio. Devo dirti che secondo me addirittura al San Paolo l'eroe di serata, Ave, come ha titolato l'equipe, probabilmente il Paris Saint-Germain arriverà qui, avrà sicuramente un centrocampista in più e probabilmente sarà una partita totalmente diversa tatticamente. Ma tu parlavi di coraggio, no? Che è stata la parola chiave di Ancelotti, la parola slogan, il claim della partita del Napoli. Napoli andrà a giocare con coraggio e così è stato. Ma se tu consideri che oggi Ancelotti ha parlato al mattino, sì, in un forum, sì, e ha avuto il coraggio, l'ardire, possiamo anche dire l'incoscienza, ma soprattutto il coraggio di dire: è arrivato l'ora di riportare quel triangolino al sud. Lui ha detto: io l'ho vinto dappertutto, e ha anche definito il Napoli una famiglia. Ha detto che lui ha girato in tutte le città del mondo, ha vinto ovunque, ma esistono aziende e famiglie. Lui diceva: il Milan di Berlusconi era una famiglia, e quel clima che c'era lì l'ho ritrovato a Napoli. Questo è indicativo di quale sia l'inserimento di questo allenatore, che è entrato proprio nel tessuto anche emotivo della squadra. Quindi è sicuramente un progetto che passa da queste sfide. Io credo che prima si diceva la dea bendata, la fortuna. Io penso che questo sorteggio potrebbe dietro ogni difficoltà nasce un'opportunità. Ecco, il Napoli ha avuto l'opportunità di crescere attraverso queste due partite, perché attraverso questi tipi di match si mettono le basi per il futuro. Di questo Napoli a Parigi cosa c'è di Brunapoli? Ma di Brunapoli c'è tutto nel Napoli, perché il calcio a Napoli è un sentimento popolare, è qualcosa di più di un semplice sport. Nel mio libro Brunapoli ho raccontato il calcio, anche il calcio a Napoli. Prego. Sì, anche te ne omaggio una coppia. Sì, no, tra l'altro ho raccontato anche il calcio a Napoli, ma soprattutto girato verso, io dico sempre, girato verso gli spalti, verso i tifosi. Cioè il calcio tendenzialmente sotto il profilo tattico è abbastanza pedissequo, ripetitivo. Ciò che cambia nel mondo del calcio è l'aspetto narrativo, il romanzo popolare. Ecco, credo che il romanzo popolare che esiste a Napoli non esista in alcun posto del mondo, perché credo che in scala mondiale Napoli sia l'unica città che ha bisogno di una squadra, ha bisogno di una squadra per respirare, come ho scritto. Non è la squadra che ha bisogno del tifo, ma è il popolo che ha bisogno di questa squadra. Quindi in Brunapoli c'è proprio questo sentimento di appartenenza, questa simbiosi inoppugnabile, ma soprattutto inenarrabile per chi non conosce l'ambiente qui, che c'è tra la squadra e il popolo e il sentimento popolare. Un grande Bruno Marra, potremmo dire, sicuramente. Avvocato Coppola, vedevo che le annuiva, era d'accordo e soprattutto sorrideva, nel senso che le è piaciuto molto il passaggio che faceva. Allora, qualcuno dirà, chiedo scusa Emilio, per un fatto mio personale, sto dando da lei ad Emilio, lo dico tranquillamente, però è una cosa che mi scatta come quando c'è la connessione automatica. Qualcuno a casa potrebbe dire: ma che fanno? No, lo dico tranquillamente, è perché veramente lo voglio bene come uomo, a prescindere dalla grandezza del professionista qual è. Quindi se capita non è una cosa artefatta, ma mi esce spontaneo, questa è la mia. Ci tenevo a precisare. Sei troppo buono, Nello. No, niente, io condivido l'analisi dello scrittore sul fatto che questo girone, forse è vero che la dea bendata dal punto di vista oggettivo della difficoltà è certo un girone complicato, però sentivo la tua riflessione prima sulla preparare l'eventuale letto a qualche altra squadra. Io invece, lo sai, forse da mercoledì ho acquisito una consapevolezza diversa. Io credo che se il Napoli dovesse superare il girone si candida seriamente ad essere un outsider di questa Champions League. Più che outsider, in questo momento credo che in Europa, guardando un po' l'andazzo totale, le squadre che la Juventus ormai ha acquisito la propria padronanza per tanti motivi, è inutile prenderci in giro e dire sempre, è un Napoli che poi dopo una crescita particolare e con l'avvento anche del nuovo mister, probabilmente più che outsider sono attualmente probabilmente le squadre più in forma e più che danno un segnale forte al calcio europeo. Io voglio dirti solo una cosa, poi ti ripeto, ci sono sicuramente ospiti più qualificati di me.
Io ho notato una cosa, e questa è un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi anni, anche vedendo i risultati ieri sera dell'Europa League. Assolutamente. Io credo che comunque quest'anno avremo almeno una coppa, la vinceranno le squadre italiane. Credo che comunque ci sia un grosso, le squadre italiane hanno fatto un grosso salto di qualità. Può sembrare strano, perché non è che ci sono stati, tranne Cristiano Ronaldo, la Juve, dei colpi eclatanti, ma credo che ormai il gap si sia ridotto, soprattutto col campionato inglese. Non vorrei però che per l'ennesima volta possa, nell'entusiasmo di superare il turno, sarebbe una cosa straordinaria, possa poi accadere quello che per gli anni scorsi qualche volta abbiamo detto e udito. Forse se stavamo nell'altra coppa potevamo puntare decisamente alla vittoria finale, perché anche questo potrebbe accadere, perché un Napoli fuori dalla Champions sarebbe secondo me l'autorevole candidata in assoluto. Anello, ma noi qui a Napoli sembra che negli ultimi anni, quando andiamo in Europa League, la snobbiamo. Cioè, noi ricordiamo che abbiamo vinto una Coppa UEFA nell'88, ero piccolo nell'88, ma vincere l'Europa League a Napoli sarebbe un grande risultato. No, ma noi bisogna dire una cosa, noi abbiamo purtroppo un vizio ed è una pecca secondo me. Noi con parlare abbiamo il vizio e l'intercalare di dare tutto per scontato, quando poi dimentichiamo che noi non vinciamo da 30 anni, oltre 30 anni in Italia, e soprattutto in Europa idem, quasi, perché poi io dico sempre, la storia calcistica del Napoli si racchiude in 17 mesi e 20 giorni. Questa è la storia del Napoli. Nello, però scusami, non è esattamente giusto il termine snobbare, perché noi tre anni fa siamo arrivati in semifinale, sì. E tra l'altro se ci fosse stato il VAR, per dirne una, il Napoli poteva andare in finale. Cioè, non è stato snobbato. A volte sono le circostanze e soprattutto io credo che la formula dell'Europa League debba essere rivisitata, nel senso che poi il travasare le eliminate dalla Champions non mi sembra giusto, perché comunque sono due competizioni diverse. Assolutamente, esatto, distinte. Diventa troppo lunga, troppo dispendiosa, e quindi mentalmente non ci si approccia. Poi quando ci si trova lì, ripeto, il Napoli ha sfiorato la finale. No, io dicevo proprio quei 17 mesi e 20 giorni, perché il Napoli vince gli scudetti, le coppe e quant'altro in quel periodo. Quindi quello che dice Emilio Coppola sarebbe qualcosa di incredibile. Certo, mentre c'è qualcuno che sembra quasi, ecco, non snobbare, però, ma quasi non considerare. Il microfono. Scusa, Batenello, basta vedere gli spettatori che ci sono stati l'anno scorso per Napoli-Lipsia, 14-15 mila paganti per una gara di eliminazione di Caro Emilio, basta guardare gli spettatori di Napoli-Liverpool, signori cari, non c'era lo stadio stracolmo, circa 30 mila, questo deve far riflettere anche questo. Nello, dico la mia. Ci siamo un po' i borghesiti. Ovviamente da tifosi vincere un'Europa League può dare prestigio e titolo. Però a livello imprenditoriale, no, conti alla mano, oggi, per come diceva Bruno prima, no, l'Europa League, una finale di Europa League a livello economico non equivale a un ottavo di finale di Champions League. Perciò De Laurentiis parlava... Però attenzione, però se la mettiamo così, a quel punto diventa veramente il discorso che poi... Io non è che voglio mettere sempre il dito nella piaga. Se la mettiamo sotto questo aspetto... passa il messaggio distorto, che poi si pensa solo all'aspetto prettamente economico, voglio dire. No, se malauguratamente andasse male, prettamente economico, scusami, pure perché chi vince l'Europa League hanno accesso in Champion, alla Supercoppa Europea, sì, per la Supercoppa, sono Supercoppa soldi che arrivano europea. Comunque, voglio dire. Allora, se tu hai visto il percorso della Roma dello scorso anno, no? Arrivare in semifinale di Champions League ha portato più di 90 milioni di euro alla Roma. Ma questo è un discorso imprenditoriale. Con il tifoso, caro Gennaro, sì, lo vince, tifoso, te lo dico, sì, praticamente. Il tifoso vuole vincere. Però oggi per competere... Ma credo anche i calciatori, una volta che siano lì, non è che bravissimo. Ecco, i calciatori hanno voglia di vincere, non è che pensano alla convenienza. Per competere in Europa, no? Per il gap che si era creato tra il nostro calcio e quello inglese e tedesco, no? E spagnolo, a livello proprio economico, e per invogliare poi i calciatori a venire nel nostro campionato, no? Fare queste competizioni come la Champions ed arrivare in fondo ti aumenta il fatturato e ti dà un'immagine diversa anche all'estero. Tutto quello che vuoi, ma la politica del Napoli che... Allora, se io vado dal Manchester United, scusami, sì, ok, e dico voglio Pogba, sì, faccio un esempio, no? E faccio l'Europa League,
Pogba. No, ma il Napoli la Champions la sta arriva. Facendo da anni oramai. Ecco la grandezza e la crescita che diceva Mario. Tra sì, Champions però e c'è Europa anche League. Un'altra verità, ti ripeto, altrimenti va a finire, caro Gennaro, che si no, parla ma sempre figurati, di io. Discorso economico. Ma, come no, ma d'altro canto, se mettiamo il caso, sperandolo, che il Napoli uscisse dalla Champions e vincesse l'Europa League, la semifinale di Coppa dei Campioni della Roma diventa una barzelletta per bambini. Ecco, bravo. Ragazzi, sono bravo. I trofei che è conto. Così, è così. Basta vedere la storia calcistica. Anche se economicamente è molto più vantaggioso, però ai fini sportivi, ai fini del tifoso, ai fini anche dei calciatori. Signori, Griezmann ha dichiarato apertamente e pubblicamente: rischio di vincere il pallone d'oro soltanto dopo aver vinto parte il mondiale, un'Europa League e soprattutto facendo la sommatoria. Sono arrivato in finale in Champion, non ho vinto nulla, non sono mai stato considerato, quindi credo che sia uno shakeraggio di cose, certo. Però poi alla fine le vittorie fanno crescere, soprattutto come dice Bruno Marra, anche gli stessi calciatori vogliono vincere, perché altrimenti c'è sempre la tentazione di guardare altrove per poter vincere. Questa è la verità. E sinceramente ci vuole qualcosa, bravo. L'anno scorso c'è stato Orsato che insieme a tutta la sua casta così ha deciso, perché non mi venite a dire, perché tutti i colleghi di Peppe e anche di Bruno, quando parlano per il Napoli non ha vinto nulla, il Napoli ha perso lo scudetto a 3 giornate dal termine, però io faccio sempre 6 paragoni, Benevento-Juventus, Cagliari-Juventus, Fiorentina-Juventus, Chievo-Juventus, Lazio-Juventus, è la partita con il Torino, praticamente sono 6 vittorie della Juventus, dove in 6 partite probabilmente massimo ne meritava 2, la matematica non è un'opinione. Aggiungi anche l'Inter. Voglio dire, la matematica non è un'opinione e quindi lascio il tempo, però qui chiaramente si estremizza. Io lo dissi ieri, lo ripeto, dico sempre la solita frase: ora è tutto bello e poi andiamo in pubblicità, ma a marzo, aprile, se non vinciamo, resterà lo stesso entusiasmo di ora? Oppure si dirà sì, però è contento soltanto chi alla fine pensava in una crescita? Il tifoso, come dice Coppola, vuole un'esplosione di gioia e Libertino lo racchiude dicendo che ci vuole un titolo, perché come dice Mourinho, Zero titoli. E poi la cosa, ora chiedo soltanto una cosa a Mourinho al ritorno: se ti trovi, fai pure con le mani così ed è sarà strike mondiale, voglio dire, visto che lo fai. Noi andiamo in pubblicità, tutto questo bombos. Io stasera ho l'onore, il piacere e soprattutto l'incombenza di gestire 4 top player. Giochiamo con 2 esterne, 2 punte che fanno male, ma con una differenza: noi alla fine della trasmissione comunque vinceremo, gli altri si devono adeguare come squadra. Mario, come squadra, no, come altro, e ci mancherebbe. Non andiamo in pubblicità, ma chi cambia canale, passatemi sempre, è Rubentino, a frappè. Nel cuore della città di Sarno svetta l'albergo per anziani Santa Rita, che accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera familiare e in un ambiente rassicurante e cordiale. Camere singole e doppie, dotate di tutti i comfort, dove campeggia il simbolo del corallo rosso, terrazza panoramica, sala da tè ed eleganti saloni. L'equilibrio tra corpo e mente è un mix perfetto tra relax ed attività per stimolare capacità cognitive, creative e soddisfare il bisogno socio-relazionale. Corsi di teatro, ginnastica dolce, musicoterapia, sala da giochi da tavolo.
assistenza medico-infermieristica, riabilitazione, servizi di alta qualità con personale qualificato anche per soggiorni brevi di benessere. Albergo per anziani Santa Rita, solo il meglio per non sentirsi mai soli. A Sarno, in via Isonzo 22, telefono 081 513 6548 ed ulteriori dettagli sul sito www.albergosantarita.it. Vi vogliamo ringraziare, soprattutto Anello Dirna, che è un nostro sempre affettuoso volontario, che sta facendo questa iniziativa a nostro favore, il profumo della vita. Grazie, grazie ancora, siete il nostro sostegno più importante. Mi raccomando, aiutateci. Salutate! Dunque siamo ritornati in diretta qui dal Bombos Pub, è partito l'applauso, la cosa importante è che la trasmissione è proseguita dietro le quinte, perché chiaramente cerco di attingere sotto lo sguardo sempre attento di Mario Benante dall'altro lato quello che dicevano, perché cerco di attingere, imparare qualcosa, e questa è una cosa per dire. È la settima puntata di Ultra Zoom, 18ª edizione, qui dal Bombos Pub di San Giorgio a Cremano. A proposito, avvocato, lo dico davanti a tutti perché altrimenti potete dire un vigliacco, non l'hai fatto, lei quando deve ritornare per i suoi impegni già presi precedentemente me lo dice tranquillamente. Al prossimo stacco pubblico. No, voglio dire, assolutamente no. Altrimenti potrei sembrare fuori luogo. Nel frattempo, però, apro una parentesi per quanto riguarda il discorso benefico che faccio da anni. Lo dissi già, lo sto facendo da tempo, da anni. Pensate che, svelo un aneddoto, la mia fidanzata, sarebbe mia figlia, che è mia moglie Rachele, praticamente. Quando nacque pensai che dovevo abbinare alla sua nascita un premio e allora decisi di creare l'Oscar Campano, giunto a praticamente poi alla sua 15ª edizione. Quando poi è nato il maschio dissi qua non creo niente perché probabilmente andrò incontro a degli scatasci totali, come infatti sta dall'altro lato, sorride, evitai. Però nella vita, come disse ieri sera, ci sono delle cose che ti segnano e ti invitano, ti spronano, ti creano, come vuol dire, quelle cose che poi cerchi di ottimizzare pur avendo subito qualcosa che non è andato. Allora,
Quest'anno il progetto benefico a favore del centro Laila, e grazie anche a Raffaele Nutta, Brand Evolution, e tutto il suo staff, è denominato il profumo della vita. Perché questo che vedete tra le mie mani, ecco qua, è un sigaro, è il classico sigaro, però io lo apro, sembra quasi un gioco di prestigio, e non è così. All'interno esce questo profumo, questo è il profumo Cuba originale. Praticamente lo si regala, lo si, in cambio del gesto nobile di chi ritiene opportuno farlo con offerta libera a piacere, lo si dà e lo si offre, perché il tutto andrà a favore del centro Laila di Castel Volturno per l'ennesimo anno. Devo dire che grazie a Dio ci sono tante persone che stanno aderendo, l'ho fatto già per gli anni scorsi, e Peppe è uno di quelli che tra l'altra cosa ha sempre contribuito come Gennaro, devo dire la verità, un po' tutti, e anche quest'anno a favore del centro Laila di Castel Volturno. Ci sono tante iniziative, tante persone anche che tu non ti aspetti perché non senti e non vedi, stanno aderendo. Quindi amici da casa, con un'offerta libera e a piacere, quindi senza paletti economici, né costrizioni, né estorsioni, potete tranquillamente partecipare se ritenete opportuno, perché tutto a favore andrà a favore dei bambini del centro Laila. Sì, difatti, e mi fa piacere che hai aperto questa parentesi. Io non lo faccio per ostentare chissà che cosa, lo faccio per dare un ulteriore grazie a quella gente che contribuisce, perché oggi sono momenti particolari, la gente ha tanti dubbi, vive di dubbi, ed è giusto invece dimostrare quello che uno, grazie a tanti, ha creato. Era giusto dirlo e metterlo in evidenza. Avvocato, ma Napoli-Roma è aperto o chiusa ai tifosi della squadra della Lupa? Ma guarda Nello, io ieri ho provato a dare uno sguardo alle determinazioni dell'osservatorio, non ho trovato nessun divieto, addirittura c'era un passaggio sotto il Ticket One, il canale ufficiale della Società Sportiva Calcio Napoli, che metteva in vendita i biglietti. Non ho trovato nessun passaggio in cui si dichiara il settore ospiti chiuso o con limitazioni. Al momento, a mio avviso, ragazzo nato a Roma con la tessera del tifoso può acquistare il biglietto per venire al San Paolo domenica. Non ho letto provvedimenti di inibizione. È dall'alto dell'esperienza personale. Sì. Oggi a quest'ora sono le 21 e 20 minuti prima al digitale, giusto? Di Capri, sì. Ement, di venerdì 26. Sì. Il match è domenica 28, 20 e 30. Domani non credo che ci possano essere comunicati di stop a questa trasferta, quindi è tutto aperto. Sì, diciamo che in realtà sì, perché comunque ci sono il prefetto e il questore, in qualsiasi momento potrebbero, per motivi altri, ma avrebbero già potuto decidere, avrebbero potuto fare tempo. Certo, c'è qualcosa di strano, hai ragione, l'ho notato anche questo, notavo. Bisognerebbe capire se sono stati venduti i biglietti, bisogna vedere i siti ufficiali anche della Roma se danno queste notizie. Io al momento non ho notizie. Bruno, hai qualche notizia? Peppe, hai qualcosa? Sinceramente non mi sembra il caso di fare una partita a porta. Tra altre cose, anche di sera. Ma nell'aria si dava quasi per scontato, stava attendendo questa notizia, si stava attendendo questa notizia che fosse arrivata, però evidentemente o si aspetta l'ultimo momento, quello lo si dà talmente per scontato che non c'è possibilità. Non ti so dire, perché non è una cosa che ci stiamo noi da biettere. No, è una curiosità per sapere se è qualche notizia, qualcosina. Intanto però non è decollata del tutto l'operazione mini abbonamento, si aspettava qualcosina in più, evidentemente la Champions sta tingendo molto anche mentalmente dal punto di vista prettamente di attesa, perché ad ora praticamente anche la partita con la Roma si potrebbe arrivare attorno ai 30.000 presenti. Assolutamente. Quanti, forse in quel pacchetto mini abbonamento c'è qualche partita non eccezionale, allora già fatto quello di Champions, mi fermo e non faccio quello di campionato. Credo sia l'unica.
Però questo poi scatta quella molla, avvocato, dell'imborghese, quando uno diventa un tantino borghese, voglio dire. Onello, io ti dico l'età su questa storia dello stadio, credo che occorra fare una riflessione che parte da lontano. Il problema nasce quest'estate, lo sappiamo tutti. Polemiche su polemiche, molta disaffezione, lo stadio che oggettivamente non è comodo per una famiglia che ci vuole andare. La storia strana degli abbonamenti che non sono, la campagna abbonamenti che non è mai partita. Perché, ecco, facciamo il discorso, una campagna abbonamenti con prezzi calmierati a inizio anno, non ci sarebbe stato questo dualismo tra la Champions e il campionato. Probabilmente chi sottoscriveva l'abbonamento a inizio campionato avrebbe fatto tranquillamente il mini abbonamento della Champions. Integrava, esatto. Anzi, quest'anno sarebbe potuto essere l'anno giusto, perché era il primo anno dopo l'uscita del protocollo che l'abbonamento era libero, quindi anche chi non era possessore di una tessera del tifoso, di uno strumento, qualsiasi strumento di fidelizzazione, aveva la possibilità di sottoscrivere un abbonamento. Secondo me la polemica su questo caso specifico degli abbonamenti è stata un po' strumentale. Il problema qual è, vero? Che secondo me la società sportiva Calcio Napoli non ha capito bene come emettere questo abbonamento, perché non aveva più il supporto magnetico della tessera del tifoso, avrebbe dovuto dare un biglietto cartaceo valido per 18 giornate, come ha fatto poi per i mini abbonamenti. Perché la logica è la stessa, perché se non si ha certezza sulla tempistica dei lavori non la si può avere nemmeno così per i mini abbonamenti. Allora secondo me c'è stato più un problema organizzativo, ma pare, spero che comunque questo problema sia un attimino risolto, insomma, questa sì, bagarre e querela. Buona sostanza, i mini abbonamenti del calcio sono stati una specie di succedaneo, cioè un'opportunità in più, certo, che il Napoli ha dato ai tifosi, certo. Quindi magari potrebbe essere anche un'idea per il futuro, fare gli abbonamenti in comparti, cioè sì. Voglio dire, chi avesse in animo davvero il desiderio di farlo con i mini abbonamenti riguardo le partite, a parte la Champions, che è stata un'idea geniale, però come detto, abbonamenti in comparto. Nel senso, però credo che al di là delle polemiche di inizio stagione siamo arrivati al punto che la squadra sta rispondendo, esatto. Io credo che sia arrivato il momento di smetterla. Però noi veniamo da un ambiente, una piazza che ha dimostrato mai di avere un grande amore verso gli abbonamenti. I napoletani negli ultimi anni non sono tranne mai... gli anni passati. No, parliamo dell'attualità, non possiamo dissociare il calcio dal contesto sociale, ovviamente. Non hanno mai dimostrato tutto questa bramosia per gli abbonamenti, quindi più o meno. E invece durante le partite il Napoli resta una delle squadre che fa i maggiori incassi d'Europa, quindi credo che almeno sotto il profilo meramente economico, strettamente economico, non sia un problema questo qua, assolutamente. Perfetto. No, l'ultima domanda dall'avvocato, perché poi l'avvocato andrà via, questa è la verità. Allora sto cercando, ecco, quel pressing, perché poi con voi andremo. C'è un amico dall'altro lato che mi guarda e sorride sempre, che sorride con gli occhi, e questa è una cosa molto bella, vedete? Quindi mi galvanizza ancora. A proposito, ringrazio Camilla per l'apporto tecnico e logistico e quant'altro insieme a Luca, perché è importante metterlo in evidenza. Ora ti ho ringraziato pubblicamente, se c'è qualche defaianza la dirò comunque, quindi voglio dire, concentriamoci fino alla fine, perché fino ad ora sta andando come Dio comanda. Caro avvocato, una domanda molto semplice, ma che arriviamo al dunque. L'onestà intellettuale di Emilio Coppola non si discute, bellissimo il post anche dell'altra sera dopo la partita, ho letto e mi è piaciuto molto. Ecco, per concludere questo discorso sul fatto dello stadio, sì. A prescindere da quello che possa essere il gioco delle parti, che è fondamentale in ogni cosa della vita, perché diciamola tutta, è fondamentale, diciamo che basterebbe probabilmente un'uscita pubblica da parte un po' di tutti per dire: signori cari, mettiamoci una pietra sopra, il San Paolo è resterà lo stadio vita naturale durante, ottimizzando e migliorandolo, e non molte volte creare durante il percorso di un'annata, stanno finendo un po' tutte le location campane dove si poteva costruire uno stadio. Il presidente poi è stato chiaro l'altro giorno, dice sì, lo stadio come dal punto di vista di un nuovo stadio è un'opzione, ma non è il punto primario di quello che poi deve essere. Quindi si potrebbe creare qualcosa definitivamente di diverso su questo San Paolo? Secondo me sì, Nello. Secondo me sì, anche perché nell'immaginario è vero che poi a tutte le cose ci si abitua, però nell'immaginario. Ma ci vogliono anche gli anni. Infatti, però nell'immaginario collettivo del napoletano, diciamocela tutta, lo stadio di calcio della squadra della nostra città è il San Paolo. Chiaramente la situazione così avanti non basta, può andare. Leggere un passaggio in questo libro in cui praticamente sta scritto: quando entri, la chiudo a modo mio, quando entri nel San Paolo, nel Tempio,
ti rendi conto di vivere qualcosa che soltanto quel mondo, quell'ambiente ti può regalare. In questo libro di Bruno Marra, Brunapoli. Questo è sintomatico. È vero, è uno stadio sicuramente fatiscente rispetto a tanti altri in Italia e in Europa, però, con molte problematiche. Però non possiamo, il presidente non può immaginare di avere lo stadio della città senza pagare la polizia municipale, senza pagare i trasporti. In tutte le convenzioni tra comuni, tra enti locali e società sportive ci sono queste quote stabilite per i trasporti, per la pulizia, per tutte queste sistemi. Il presidente deve sedersi ad un tavolo, fare le proprie richieste e lì dove non dovessero essere accolte dall'amministrazione comunale creare la polemica ad hoc. Esatto, sì, certo. Ma non lasciare le cose così, perché è vero, non ci dimentichiamo, l'hai detto tu, l'ha detto prima Gennaro, cioè c'è un problema di fondo. Il presidente è un imprenditore ed è giusto che faccia l'imprenditore, proprio perché fa l'imprenditore deve capire che comunque quello è un bene pubblico, quindi si ragiona su due piani diversi. Il sindaco ha delle mansioni, ha degli scopi, ha degli obiettivi, lui ne ha degli altri. Probabilmente la mia sensazione che lui stia aspettando la fine del mandato del sindaco di Napoli per ragionare con l'amministrazione comunale che verrà. Io che credo fa parte che sia del questo. Gioco delle parti. Che anche questo fa parte del gioco delle parti. Assolutamente. E credo che De Laurentiis sia interessato sostanzialmente a una, diciamo, ad una convenzione lunga per il San Paolo. Sì. Però credo che non la voglia fare con questa amministrazione. Questa è una mia sensazione, mi auguro di essere smentito. No, ma assolutamente. Firmi domani una mega convenzione di 99 anni. Noi parliamo qua, ecco, senza filtri e senza nulla, ognuno... Siccome il mandato è scadenza, i tempi della politica sono quelli, secondo me tra un anno e mezzo probabilmente con le regionali si andrà a votare, quindi nel 2020-2021 potremmo avere un nuovo sindaco a Napoli ed è probabile che lui voglia questa trattativa intavolarla col futuro sindaco di Napoli. E anche questo, caro Peppe, è una chiave di lettura. Io credo non ci sia sicuramente, come dice l'avvocato, un amore tra il sindaco e la società. No, ma a prescindere da questo. Io dico sempre che il bene comune è uno solo, il Napoli. Il Napoli. Il Napoli. Però io ti voglio dare un brivido. Sì. Ti voglio dare un brivido e che amo il San Paolo ogni volta che ci entri, è emozionante. Anche mi capita spesso, sai, quando passi fuori il San Paolo e c'è qualche porta aperta, mi piace pure solo entrare un attimo, vedi il prato e esci via. Però ti devo dire la verità, a me l'idea della cittadella altrove mi piace tanto. Mi piace tanto uno stadio con ristoranti, parcheggi perfetti, che ne so, store mega galattico. Paradossalmente, del Napoli. Il San a me non dispiace. Il San Paolo, dal punto di vista strutturale, ha tanti di quegli spazi che, ecco, creato un certo discorso e fatto in un certo modo, come dice pure l'avvocato, un discorso lungo, potrebbe anche creare tranquillamente questa situazione e non mancherebbe al presente. Che sì, ma costa di più rispetto voi andare in un altro posto e fare dal capo il tutto. Ma sapete quanto ci vuole per fare uno stadio? Nemmeno dal punto di vista economico, come tempi. E questa regione, il nostro mondo, è pronto a far diventare tutto liscio sotto tutti i punti di vista? Questa è un'altra domanda da porsi. Nello, signori, noi siamo sulle potenzialità, non siamo secondi a nessuno. Ma sul farci male siamo i primi in assoluto al mondo. Questa è la cosa. Nello, io sono d'accordo con te. Un esempio, io andrei a prendere anche per esempio l'idea della stazione TAV che è stata fatta da Fragola, no? Si parlava che quello potrebbe essere un terreno che è all'inizio, molto vasto. Sì, all'inizio. Poi io sono meno giovane in rapporto a voi, sono meno giovane. Adesso si parlava tanto di Nola, ricordate? E Nola è un punto di incrocio. Sì. Poi siamo andati più verso su, poi siamo andati al nord. Poi Melito, vabbè, abbiamo fatto un po' siamo il giro. In diciamo, praticamente. Però vedi, anche con la TAV ci sono state tantissime polemiche, ci sarà stato quello che c'è stato sotto. L'avvocato dice bene, a tutto ci si abitua. Secondo me puoi superare anche questo scoglio. Io te l'ho detto, ti faccio rabbrividire che il San Paolo magari non ci sarà più. A me sta cittadella mi piace, perché il Napoli merita un posto molto più vivibile. Oggi il San Paolo è difficoltoso. Io però faccio una battuta controcorrente. A me la prima priorità che interesserebbe volesse vincere qualcosa, la verità proprio, pure perché essendo vabbè, questo sicuro. No, la verità, con tutto rispetto alla cittadella, tutte queste cose, come se però esci, non è che quella, come però, se esci. Però non è che quella cittadella ti porta lo scudetto. No. Il discorso è sempre quello, Nello, per vincere. Cioè, quando si parlava di fatturato, quando lo parlava anche Sarri, questo, no? Oggi avere uno stato di proprietà con ristoranti, a Cagliari adesso c'è un progetto che fino nel 2021, no? Stadio con albergo, con ristorante. Sì, ma tutto quello, con tutto il rispetto del Cagliari, di Frosinone e quant'altro. Faccio un esempio, no, di Cagliari, no? Pure ma le top in Europa,
il Manchester United, no, sono 10 anni, sì, che non, cioè sono 10 anni che non mi c'è, però ha vinto in Europa League 2 stagioni fa, no? Come si è mantenuto in questi anni il Manchester United se non hai un fatturato importante, se non hai un fatturato che incide? Come va un Pogba a 100 milioni di euro a Manchester se sono 5 anni all'epoca, 5-6 anni che non vincevi niente? Vabbè, là è un altro discorso, là quando c'è il minoraio, là come gestione si cambiano un po' gli scenari. Oggi il calcio moderno è cambiato. Signori, bisogna calcio, avere stati di proprietà, sì, scelti di proprietà, permetterti a pari livello con le top in Europa. Il Napoli si può arrivare ad essere una top d'Europa, non per andare solo quest'anno a fare i quarti di Champions, speriamo, ma per rimanere al top. Però noi parliamo di realtà. Anni, per 15 sì, anni bisogna avere questa. Io cose ti posso dire tranquillamente, tu mi parli di realtà giustamente, che hanno uno stato di proprietà, e ci sono realtà che con tutti gli annessi e connessi non superano i turni in Europa, perché il calcio poi si gioca comunque sul manterboso. E calcio, ci sono tanti di quegli esempi. Paradossalmente, paradossalmente, PSG, tranne come si chiama l'allenatore? Tuchel. Sì, Tuchel. Ma allora ma là... Sì, voglio dire, parlano di una situazione finanziaria che ha delle difficoltà. Potrebbe essere mai vero secondo te? Allora, lì se loro hanno snobbato quella che era il fair play finanziario lo scorso no, anno... No, non è snobbato, i potenti fanno i potenti. Esatto, esatto. Se il Napoli l'anno prossimo, sì, ok, per vincere fa un sacrificio economico e si trova 60-70 milioni di euro sotto a quello che è il proprio fatturato, il Napoli non ha una presidenza che è la famiglia De Laurentiis che può mettere mano alla tasca. Se la Filmauro ha un fatturato di 40 milioni di euro annui, non può permettersi di fare questo. Il presidente del Paris Saint Germain, che è uno sceicco, no? Con sponsorizzazioni delle proprie aziende può riportare il fatturato a 0-0, e purtroppo fino ad ora non l'ha mai fatto, ok. Su questo con Aurelio De Laurenti, il presidente del Napoli, non è che sono d'accordo, sono d'accordissimo tutta la vita, quando dice tutti questi raggiri strani, no? Se volessimo fare i danni possiamo anche fare. Il problema è un altro, è chi fa questi raggiri. Perché un collega dell'avvocato Coppola un giorno disse: la legge è uguale per tutti, ma non tutti siamo uguali davanti alla legge. È brutto dirlo, ma è una cruda realtà. E anche nel mondo del calcio, purtroppo, ahimè, è così. Lo vogliamo dire al microfono, per favore, no? Si dice così: la legge per gli amici, per i nemici si applica, per gli amici si interpreta. Perfetto, avvocato, io invece per un fatto di ospitalità e di gratitudine verso la sua persona io applico un'altra cosa. Siccome lei sta per andare via, noi stiamo per andare in pubblicità, io le consegno, ti ma consegno, hai una borsa magica no stasera, cioè. Alla Di Maria all'improvviso. Questo profumo Cuba, grazie, offerto dalla Brand Evolution, che omaggiamo ai nostri ospiti, perché io ho sempre detto ultra zoom piatto, caro Mario, piatto, capiscimi, però ci salviamo ogni anno 3-4 giornate al termine con le idee, attraverso le idee, con il sorriso, con l'ospitalità, perché altrimenti non potremmo competere, ecco, col fair play finanziario degli altri. Io questo lo consegno. Ti ringrazio Nello, e con la speranza che questa trasmissione faccia l'Europa League qualche anno, perché ci possiamo... Ah, l'importante, sì, l'importante è che ci salviamo, poi un po' alla volta. Grazie ancora, questo è per... Anzi, grazie veramente, grazie di cuore all'avvocato Coppola. Noi andiamo in pubblicità, ritorniamo dal Bombos che si sta riempendo un po' alla volta, ma soprattutto e principalmente mi sento male se non lo dico, chi cambia canale è un rubentino. A frappè.
Nel cuore della città di Sarno svetta l'albergo per anziani Santa Rita, che accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera familiare e in un ambiente rassicurante e cordiale. Camere singole e doppie, dotate di tutti i comfort dove campeggia il simbolo del corallo rosso, terrazza panoramica, sala da tè ed eleganti saloni. L'equilibrio tra corpo e mente è un mix perfetto tra relax ed attività per stimolare capacità cognitive, creative e soddisfare il bisogno socio-relazionale. Corsi di teatro, ginnastica dolce, musicoterapia, sala da giochi da tavolo, assistenza medico e infermieristica, riabilitazione, servizi di alta qualità con personale qualificato anche per soggiorni brevi di benessere. Albergo per anziani Santa Rita, solo il meglio per non sentirsi mai soli. A Sarno, in via Isonzo 22, telefono 081 513 6548 ed ulteriori dettagli sul sito www.albergosantarita.it. Centro Laila. Vi vogliamo ringraziare, soprattutto Annello Dirna, che è un nostro sempre affettuoso volontario, che sta facendo questa iniziativa a nostro favore, il profumo della vita. Grazie, grazie ancora, siete il nostro sostegno più importante. Mi raccomando, aiutateci. Salutate! Ciao! Proprio da te sul fatto di quello che parlavamo con Gennaro, quant'altro, un discorso a proposito, ti consegno di nuovo il libro, Bruno, puoi capire il perché. Dai un omaggio. No, già io sono stato omaggiato, è suo, quindi posso. Bruno, Peppino, scusami. Sì. A prescindere da tutto quello che stiamo dicendo, una cosa certa è garantita: la crescita è stata esponenziale, continua nel tempo, continua nel tempo. Che qualche problemino ce l'ha. Faccio un esempio: Rog, un giocatore, sicuramente ottimo giocatore.
che però evidentemente quel plus in più del dunque non riesce mai definitivamente a spiccarlo. Nello, partiamo dall'inizio. Diciamo che Ancelotti ha trovato un piccolo gioiello. E lo ha sempre detto. E lo ha sempre detto, lo sta perfezionando, lo sta portando al 100% della sua forza. Sta facendo una grande rotazione. Io dico che sulla gestione chiaramente Ancelotti è molto più preparato di Sarri, perché l'esperienza conta tanto, il palmarès, la vita, quello che ha vissuto sul campo, quindi ci mancava pure che Ancelotti non lo faceva, ben venga questo. Però Sarri l'ha preparato sul piatto d'argento e gli ha portato questa grande squadra. Gli innesti, sicuramente Meret e Ghoulam saranno due ottimi innesti, perché possono cambiare solo in meglio questa squadra. Ma cosa manca? Non lo so cosa manca, ti dico la verità. Io non so se il Napoli è una squadra che si può permettere un giocatore importante dal pagarlo 7-8 milioni l'anno. Ne abbiamo parlato tanto di Cavani, se ne sta parlando ancora dopo gli abbracci in settimana. Io credo che non se lo potrà permettere. Però qualche chicca di Ancelotti io già me l'aspettavo ad agosto, ti dico la verità, me l'aspetto a gennaio. Per chicca cosa intendo? Intendo un vecchiaccio che puoi mettere in mezzo al campo, in difesa, non lo so, però quel vecchiaccio che ti può portare un'esperienza importante in 6 mesi, quindi un accordo di 5-6 mesi, un vecchiaccio che conosce Ancelotti, è quello che ti può cambiare l'ultima parte del campionato, magari fare un salto incredibile in Champions, nelle gare che conteranno, un salto incredibile per andare nel secondo posto, perché non lo so se il Napoli avrà la forza di superare la Juventus in campionato. E quindi questa è la chicca che mi aspetto dal mercato, perché pure tu mi hai detto che ci saranno 2-3 innesti che li abbiamo già qua, quindi non so che grande mercato potrà fare il Napoli, ma la chicca me l'aspettavo ad agosto, me l'aspetto adesso, perché Ancelotti stavolta può farlo, secondo me una telefonatina, sai, per vecchiaccio intendo, adesso ti butto Vidal, ma tanto per dirti Vidal che sta facendo pure male al Barcellona. Però io me lo aspettavo già da questo, di verità, mi aspettavo questo blasonato che veniva a Napoli, un po' da chioccia, e ti aiuta i giovani, Rog, Malquit, che ne so, tutti questi ragazzi nuovi che sono arrivati, anche Milik, anche Insigne, che sono tutti giovani rispetto a un trentenne, un 32enne, che ti poteva portare la sua esperienza. Non complimenti, chapeau. Gennaro Ciotto. Parliamo di mercato in generale. Allora, noi andiamo, ecco, mi dicono 30 secondi di pubblicità, 30 secondi, poi ritorniamo subito con Gennaro, non solo mercato, ma soprattutto il momento è quello che sarà. A fra pochissimo. Nel cuore della città di Sarno svetta l'albergo per anziani Santa Rita, che accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera familiare e in un ambiente rassicurante e cordiale. Camere singole e doppie, dotate di tutti i comfort dove campeggia il simbolo del corallo rosso, terrazza panoramica, sala da tè ed eleganti saloni. L'equilibrio tra corpo e mente è un mix perfetto tra relax ed attività per stimolare capacità cognitive, creative e soddisfare il bisogno socio-relazionale.
Corsi di teatro, ginnastica dolce, musicoterapia, sala da giochi da tavolo, assistenza medico e infermieristica, riabilitazione, servizi di alta qualità con personale qualificato anche per soggiorni brevi di benessere. Albergo per anziani Santa Rita, solo il meglio per non sentirsi mai soli. A Sarno, in via Isonzo 22, telefono 081 513 6548 ed ulteriori dettagli sul sito www.albergosantarita.it. E dunque siamo ritornati in diretta per l'ultima parte, mancano circa 10 minuti al termine di questo match qui in esterna da San Giorgio a Cremano, Pompos Pub, soprattutto ripeto ancora una volta con i nostri ospiti Bruno Marra, il collega scrittore Bruno Marra, il collega Peppe Libertino e il direttore Gennaro Ciotolo. Gennaro, ci siamo lasciati con te, intervento su quello che è chiaramente sull'immediato. Sì Nello, come riallacciando il discorso precedente, nel mercato di gennaio partiamo dal presupposto che il Napoli ha sempre speso poco o niente, no? Nel mercato invernale, quindi non so se la società possa fare uno strappo alla regola per mister Carlo Ancelotti. Sicuramente forse credo che manchi un vero e proprio regista lì in mezzo, no? Perché Amsic, seppur sta facendo bene, seppur sta cominciando a capire quello che gli chiede Ancelotti, però non è un play puro. E lo stesso manca, anche se credo che questo si arrivi al mercato estivo, una punta. Anche se io... Vabbè, lasciamo l'estate. Esatto. Non è finita ancora questo, gennaio, lascio immaginare quello che quindi sarà. Per gennaio io credo che forse un centrocampista... lì in mezzo, uno che sappia impostare bene il gioco, lo si potrebbe prendere, anche perché Diawara anche lui ha avuto alti e bassi, ancora non ha dimostrato quello che forse è il suo vero proprio valore, quindi qualcosina lì in mezzo sì, perché in difesa Gennaro, Napoli-Roma, arriviamo al dunque, divertiamoci pure. Napoli-Roma, Di Francesco sta in condizioni con la società non ottimali, che hanno già contattato Carletto Mazzone, voglio dire. Quindi la Roma verrà a Napoli sicuramente per cercare di fare un risultato. Ricordiamo, Napoli positivo. Non batte la Roma da 4 anni. Napoli? Non batte sì, la Roma sì, infatti, da 4 anni. Infatti sì, però io credo che il Napoli questa partita la giochi col piglio giusto. E sono fiducioso su quel che può essere poi il risultato vincente per la partita prossima, anche perché non bisogna perdere poi altri punti fondamentali per inseguire la Juventus, anche se la Juventus se perde il campionato lo perde proprio perché hanno altri obiettivi forse in testa, ma questo poi se ne parlerà verso marzo. Però il Napoli, ho sentito Andrea Agnelli, ha detto dagli under 8 ai quarantenni l'obiettivo nostro è vincere e non lasciare nulla a nessuno. Quindi diciamo che per la prima squadra va bene, ma per il settore giovanile questo tipo di discorso non credo che possa far piacere a gente come noi sì, che facciamo certo. Settore giovanile. Bruno, no, da te non voglio sapere più nulla di Napoli-Roma, perché so che cosa mi dici, ti ho ascoltato ieri, bravo. Parliamo di questo libro. Allora, sicuramente ti sta dando grandi sì, soddisfazioni, devo dire hai sì. Vinto un premio nell'ultimo io, periodo. Questo è un libro che è stato pubblicato oltre un anno fa, è sì. Stato un'avventura bellissima, è un libro che... Lo so che oltre un anno... Ripeto, è leggibile, ha un grandissimo senso di identificazione e di appartenenza, perché chi entra in queste, tra queste righe si sente quasi come se lo scrittore fosse defocalizzato, no? Diventa egli stesso scrittore. E quindi è un libro che parla non solo di calcio, non solo di Napoli calcio, non solo ma soprattutto di napoletanità. Si parte dal calcio come chiave di lettura, chiave d'ingresso, perché quando si parla di Napoli la chiave d'ingresso è sempre il calcio, e si attraversa con l'arte, con la filosofia, con la cultura. Sono ritratti di napoletanità che mettono in evidenza soprattutto la nostra filosofia, che è unica nel mondo.
Sì, Brunavole ha vinto il premio Mala Femmina, ha vinto il premio Pezzullo per le eccellenze campane, è stato annoverato nel programma didattico da parte del Comune dell'assessorato alla cultura, e siamo stati al PAN a fare una serata appunto improntata su questo, quindi sono state aperte le porte del PAN, che è uno dei massimi obiettivi. Però devo dirti che in animo io, per questo libro che mi ha dato grande soddisfazione umana, non ho né il premio Strega né il premio Bancarella, ma l'Oscar Campano, che per me è il più grande obiettivo, quindi io non voglio candidarmi, ma insomma un pensierino ce lo voglio fare. Ecco. Vedi Peppe, sono quei messaggi talmente chiari che dice: senti, ho velato, no? No, più che velato, diciamo palesemente velato, vai. Palesemente velato. Un'ultima domanda. Sì. La cosa più bella che ti sei sentito dire su questa tua opera è la cosa che hai ascoltato e hai detto: non ci ho pensato. La cosa più bella è hai scritto quello che io da sempre avrei voluto scrivere. Perfetto. Quindi dare parola al tifoso, dare parola Perfetto. Al napoletano vero. No, non ci ho pensato, l'unica cosa mi dicono finisce subito, fai il secondo, voglio leggere l'altro. Quindi diciamo, forse sto cominciando a pensare al secondo. Non pensavi che? Non pensavo che, esatto. Io ti faccio i complimenti. Grazie a te per l'ospitalità, no, per la prossima serata. Tu sei e uno poi che... comunque vabbè, insomma, parliamo la stessa lingua. Te. Voglio dire, ti faccio i complimenti perché si vede il trasporto pure nell'esternare quello che hai messo su carta e che è diventato un'opera da circa un anno, con, ti sta dando grande soddisfazione, ma soprattutto per come lo esprimi, ed è una cosa molto bella. Grazie a te. Peppe, tu invece... No, poi Bruno, una persona veramente per bene, fa sempre piacere poi quando ti confronti, ti incontri e ti vedi e senti parlare così... Stasera faccio una cosa che l'ho scritto molte volte sui social, però lo faccio stasera anche televisivamente. Come però tutti sappiamo che ha sempre collaborato anche con la società Calcio Napoli. Nell'ambito della società Calcio Napoli c'è una figura, sto parlando di Guido Baldari. Allora stasera dico davanti alle telecamere, lo dico a Guido, ma che ben venga arrivi ad altri. Personalmente, a prescindere dall'accredito di accesso allo Stadio San Paolo, se qualcuno si aspetta che il sottoscritto possa dire qualcosa che va al di fuori del rispetto umano e interpersonale verso Guido, dalle mie zone, io sono Cafone, vengo dalla provincia, hai sbagliato palazzo. Io Guido, no, voglio dire, bra, perché tre motivazioni: uno, immeritate, perché è una persona per bene; due, mi immedesimo nel ruolo che copre; tre, l'amicizia e il rispetto o quant'altro, se sbaglio correggetemi, non si baratta per un accesso o un accesso negato. Quindi voglio dire massimo rispetto, e soprattutto con Guido mi levo un'amicizia che parte da tantissimo. Non a caso Guido da 14 anni è l'anima dell'Ufficio Stadio. Assolutamente sì, e non a caso io essendo sarnese di Sarno, per chi non lo sapesse, il papà di Guido Baldari è stato direttore del Banco di Napoli a Sarno illo tempore, e tutti, a partire dai miei dai zii e quant'altro, dicevano: era talmente buono Peppe che quando non ce l'avevi diceva tranquillo, risolveremo. Quindi la stima è a prescindere, e te lo volevo dire davanti alle telecamere. E hai fatto benissimo, perché poi certe cose è meglio chiarirle. Poi so che è un grande tennista, quindi mi piacerebbe scambiare. Io sono un malato di tennis, questa, quindi su questo Peppe è uno che tennis, in alcuni momenti no, sono per il tennis, sì, Roger Maradona, quindi sì. Fai vedere la tua esperienza con questa nuova piattaforma, diciamo così. Sì, mi informo. La tua trasmissione è molto seguita, molto bella, che segue e ti commento pure. Sì. Perché sì. Io commento e dico le fonti, altri guardano e ma, non ma tu sei fanno i distratti, ma tu sei, le fonti. Tu sei veritiero, tu sei quel che sei. No, mi informo TV, che è questa piattaforma che si occupa di sport, di politica, sì, di social, e Nello, ti dico pure che stiamo lavorando per affiancare al discorso web TV anche il discorso televisivo. Perfetto, quindi potrebbe esserci, questa è una cosa molto un bella, cambio prossimamente. 7 minuti al termine, soprattutto faccio i complimenti. Luca, se gentilmente mi chiami la Mary e la Francesco, soprattutto faccio i complimenti, l'ho fatto prima personalmente, ma lo faccio anche davanti alla telecamera, a Mario Benante, il quale ha avuto questa idea bellissima, straordinaria, soprattutto verace. Mario molto come te. No, dico nel senso è vero. Che veramente è da riferimento per tanti. E poi c'è la possibilità, ecco, ho visto che dà possibilità a tanti
di interagire e non è da tutti. Sì, confermo. Complimenti ancora. Gennaro, quando ritorni a Cagliari? Penso tra 2 settimane. Perfetto, chiedi sempre a Pina se puoi andare, non è che ti attacchi. Senti, ma mi fai fare una domanda fantacalcistica per Gennaro? No, sì, è perché Gennaro, io sono malato di fantacalcio, partiamo da questo presupposto. E ho comprato in un'asta terribile. Mancano 7 minuti, tieni 30 secondi. No, 20 secondi. Ho comprato allora 20 tu di risposta. Ho comprato un giocatore che per me è straordinario, però manca ancora Barella. Volevo sapere qualcosa di... No, perché Barella, manca il gol, non so se è un uomo Barella gol. Barella è il 97 più forte in Italia. E sono d'accordo. Secondo te più verso l'Italia in una grande squadra o verso l'estero tipo Liverpool potrebbe... Ma questo poi... Fatta allora, io credo che oggi come valutazione calcistica del ragazzo due sole società possono permettersi il cartellino di questo calciatore. Una è la Juve e l'altra è Napoli. Ecco, perfetto. Mi aspetto i gol, Gennaro. E direbbe, parlaci un attimino. Oggi se Barella facesse anche qualche gol, poi non avrebbe fatto. Sarebbe quasi illegale. Sarebbe una cosa straordinaria. Sarebbe illegale. Che noi abbiamo perso Verratti in Italia, avendolo conosciuto poi solo nella nostra Serie B. Sì, sì. Sì. Noi oggi abbiamo un giovane che è Barella, che sta facendo cose straordinarie in una squadra di media bassa classifica. Io lo immaginerei l'anno prossimo vicino a Zielinski, non sarebbe male, e Barella dall'altra. Secondo me fai un chi vivrà, di qualità. Chi vivrà vedrà. Ti aggiungo al Cagliari anche Romagna, che è un giocatore che mi piace moltissimo. Romagna è un difensore, sì, importante. Però poco dico ce ne andiamo. Ma lo stesso il portiere Cragno. No, mi piace allora, il Cagliari per questo. No, ma figurati, anzi mi fa piacere quando si dialoga e si parla di calcio con gente che conoscono il calcio. No? E non per sentito dire, ce ne stanno assai, Peppe. È vero. Tanti. E allora, Francesco e Maria, direttamente da... Allora, la Camilla sta dall'altro lato, Luca ha sostituito perfettamente. E allora, innanzitutto, ecco qua, io ringrazio pubblicamente i titolari del Bombos, questo qua lo porterò con me, già il colore mi affascina, è una cosa che porto dentro. Se c'è bianco nero è perché il pallone, solo per questo, altrimenti voglio dire... assolutamente sì. E allora, eccoli qua, buonasera. I presenti, se lasciate un attimo la forchetta e fate un applauso, ve ne sono grato. Grazie. E allora, grazie Bruno, grazie. Allora, Mary, vieni qua. Io dico Mary perché ho avuto il piacere. Vieni Francesco. No, tranquillo, ho avuto il piacere di conoscerli in estate, persone squisite, persone che si fanno il fondoschiena così ogni giorno perché è l'atmotiv della vita. Io vi ringrazio per questa ospitalità, auguri a voi per questo primo anno di attività, 26 ottobre 2018, un anno di attività. Grazie per aver scelto appunto UltraZoom, gratificati o no. E allora io ti ringrazio, a tal proposito, non parla Francesco perché ci ha parlato Mary. E allora, dopo un anno, di solito quando uno è fidanzato oppure sposato dice il resoconto di un anno, dopo un anno a forbice di quello che è stato questa location, questa attività, questo riferimento a Bomopà dove pullula il cuore azzurro. Volevamo ringraziare tutti per questo primo anno di attività e non ci aspettavamo questo riscontro positivo e continuate a seguirci sempre. Vedi, anche i ricchi piangono, ma Mary che è una ragazza molto, stasera si è bloccata un attimino, vedi, basta poco. Intanto Camilla fa anche le foto, però si racchiude tutte nel quantum della diaria. Francesco ti ringrazio. Nello io ringrazio te, sempre forza Napoli, con tutto il cuore. A prescindere. Viva Napoli città e viva Napoli sportiva. E allora, io questo qua, questo... profumo, il profumo della vita a favore del bambino, cioè, Camilla se ci fai una foto te ne sono grato, a parte gli scherzi, a favore del centro Laila di Castel Volturno, sì. Lo consegno a domani a Mary, ecco qua, se facciamo anche una foto, ringrazio voi come struttura per aver aderito a questo progetto, chi vuole aderire, abbiamo questi profumi, li porto sempre con me perché io per questi bambini non stravedo, sono innamorato, dico soltanto una frase, quando andiamo al centro chiunque
dopo un po', qualche minuto, dice: venire con te, venire con voi, perché hanno bisogno di affetto. E questa è una cosa molto bella. Ringrazio la signora Gisella, responsabile, perché poi ti rendi conto che parliamo di un fuorigioco, di un gol non fatto, però i veri problemi sono ben altri. Grazie ancora, restate qui con me, concludiamo insieme. Questo lo consegno al collega scrittore Bruno Marra, all'uomo di cultura sportiva 360 gradi, Peppe Libertino. Ecco qua, Gennaro, ecco qua, anche a te, Profumo Cuba, Brandy Evolution, tanti auguri al commendator Gaetano Mastellone, che quest'oggi compie gli anni, un bacione, come direbbe un noto cantante partenopea, Azzicus, te lo mando col cuore. Soprattutto ringrazio anche i fratelli Donnarumma per questa new entry per quanto riguarda il culto del caffè. Cosa dire? Va in archivio questa puntata qui dal Bombos Pub in San Giorgio a Cremano, questa città bellissima. Soprattutto grazie per la vostra ospitalità, per tutto l'entourage, per tutto lo staff. Ho conosciuto persone dall'altro lato, reduce della trasferta di Parigi con l'ok e la benedizione della sua metà, perché altrimenti non si va a nessuna parte se non c'è l'ok. Ringrazio tutti quanti qui presenti, grazie a Bruno Marra, grazie a Peppe Libertino, a Gennaro Ciotta, a Emilio Coppola, grazie sempre a Claudio Dirna per la fattiva collaborazione, un bacione a Rachele, grazie a Pasquale Turco, Gerardo Tuccia, Bomber Mohamed, ancora un saluto a Mario Benanda dall'altro lato, ma sempre, comunque e a prescindere c'è da battere dalla Roma, sterminare l'Empoli e annientare il Paris Saint Germain, ma come sempre, forza Napoli e buonasera a Anello Dirna. In Senegal, profumo d'Africa.